Buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del programma di eventi Arriveder le stelle, dedicato a Dante Alighieri in occasione dei 700 anni dalla morte. Oggi il programma che andiamo a presentare, che più avanti ci verrà descritto più nel dettaglio dai relatori che sono qui con noi, coinvolge tutta la Regione Lazio e si svolgerà nel corso di tutto il 2021. Il programma è frutto di una vera e propria sistematizzazione che l'ufficio di gabinetto della Regione Lazio ha voluto fare degli eventi, lanciando un appello a tutti gli operatori culturali della Regione affinché mandassero il calendario dei loro eventi, che viene poi pubblicato e che è già pubblicato su una pagina speciale del sito della Regione Lazio. In particolare ve lo cito: www.regione.lazio.it/rl/dante. Il calendario è in continuo aggiornamento, per cui mano a mano si arricchirà di nuovi eventi. Gli eventi che fanno parte di questo bel programma, di questo ricco programma, sono organizzati sia dalla Regione Lazio, in particolare ci sono alcuni luoghi speciali della Regione che ormai abbiamo imparato a conoscere, che sono delle vere e proprie fucine di cultura. Parlo in particolare del Castello di Santa Severa e di Guigil, ma anche chiaramente di tutti gli altri eventi organizzati da teatri, biblioteche, istituti culturali. Si tratta di spettacoli di danza, di teatro, letture di poesia, insomma è veramente un panorama molto molto ampio, in cui amministrazioni pubbliche, enti, creatori di eventi, artisti e pubblico, ovviamente si spera sempre che sia ricco, sono insieme per ripercorrere lo straordinario viaggio del poeta che forse più di tutti rappresenta l'Italia. L'inizio dell'evento è ormai, del programma è ormai alle porte, perché si inizierà appunto il 25 marzo, che è il giorno del Dante Dì, e la data non è casuale, perché convenzionalmente gli studiosi fanno iniziare il viaggio di Dante nella Selva Oscura proprio il 25 marzo. Gli eventi saranno auspicabilmente e compatibilmente con l'emergenza Covid in presenza. Laddove ciò non fosse possibile, possono essere molti, possono essere anche fruibili online. A parlare delle iniziative, insomma del motivo per cui anche siamo qui oggi, abbiamo il capo ufficio di gabinetto del Presidente della Regione Lazio, Albino Ruberti, Valentina Corrado, assessora regionale al turismo, enti locali, sicurezza urbana, polizia locale e semplificazione amministrativa, che è qui in presenza con noi, mentre abbiamo una serie di relatori che saluto e ringrazio moltissimo per aver dato la loro disponibilità e sono in remoto. In particolare abbiamo l'assessore alla cultura del comune di Borbona in provincia di Rieti, Domenico Corgentile, Massimiliano Borelli, sindaco di Albano Laziale in provincia di Roma, anche lui in collegamento lo vedo, Marco De Carolis, assessore alla cultura del comune di Viterbo, Simone Cretaro, sindaco di Peroli in provincia di Frosinone, Carmela Cassetta, presidentessa del parco della Riviera di Ulisse, qui siamo invece in provincia di Latina, e l'assessora regionale alla transizione ecologica e trasformazione digitale, ambiente, risorse naturali, energia, agenda digitale, investimenti verdi, Roberta Lombardi. Ora io non rubo altro tempo prezioso alla conferenza e ai nostri relatori e passo subito la parola al capo di gabinetto, Albino Ruberti. Prego. Grazie. Siamo molto felici di presentare oggi questo programma che nasce dall'iniziativa e dall'indirizzo che ci ha trasferito il nostro presidente Nicola Zingaretti, di cogliere questa occasione, questa ricorrenza del sommo poeta, per ritornare a promuovere, seppur all'interno della pandemia e quindi anche conforme, almeno nella prima fase, digitali, un programma integrato di iniziative culturali, dove il compito della Regione è quello, da un lato, di raccordare tutti gli enti territoriali, gli operatori, le realtà, quindi offrire a loro un'occasione di coordinamento delle varie iniziative. Io le voglio ringraziare perché qui hanno aderito comuni con le loro realtà
museali, delle biblioteche, degli archivi, le strutture dei parchi regionali, le strutture del nostro patrimonio proprio di proprietà, Wigil, Santa Severa, le grotte di Pastena, così come il sistema dei teatri attraverso la TCL. Come vedete, quindi è uno sforzo integrato che è una delle caratteristiche che questa amministrazione ha voluto mettere sempre in campo. Quindi cogliere la valorizzazione della proposta, dell'offerta culturale, anche come un'occasione di sinergia con l'intera offerta del nostro territorio in termini di bellezza, con la parte ambientale, con la parte turistica, e quindi riscoprire una offerta integrata che possa proporre tutte le eccellenze del Lazio. Noi ci auguriamo che questo inizio, che come giustamente si è detto sarà il 25 marzo con alcuni appuntamenti proprio dei comuni che loro stessi ci racconteranno, con il Museo di Veroli, i Musei Civici di Albano o la Fondazione Caetani, che inizierà ovviamente in forme digitali, potrà nel corso dei prossimi mesi, anche con il rafforzamento della campagna vaccinale da un lato e appunto una fase decrescente della pandemia, ci possano consentire di recuperare anche delle modalità invece in presenza degli eventi, delle attività, e quindi un rilancio dei nostri territori. Questo a mio avviso è molto importante, farci trovare pronti per questa ripresa, ed è anche il motivo per cui non solo dal punto di vista della cultura, che come sapete segue appunto il presidente Zingaretti, ma il lavoro del gabinetto è stato quello di coinvolgimento dell'intera amministrazione, dell'intera giunta, proprio per questa collegialità di interventi. Quindi io sono molto felice che anche oggi questa testimonianza sarà dai due neo assessori, che ringrazio perché hanno subito aderito con entusiasmo a questa iniziativa e ci faranno capire anche loro come per le loro competenze è molto importante questa occasione. Io credo che questo sia il risultato più significativo di queste iniziative. Infine, questo, come si diceva, è un programma work in progress che oggi all'inizio parte già con 100 appuntamenti, ma noi stimoleremo in tutte le nuove occasioni di promozione delle attività culturali, e quindi attraverso i nuovi bandi che faremo nelle prossime settimane, stimoleremo proprio i soggetti partecipanti a proporre nuove progettualità su Dante, proprio per come stimolo ad avere un'offerta ancora più ricca. Questo sarà sia nei bandi verso gli enti territoriali, gli enti locali, ma anche per quanto riguarda il mondo dell'associazionismo. E quindi io sono convinto che probabilmente, soprattutto nel periodo estivo, avremo un programma molto più ampio e più ricco. E infine, prima di lasciare appunto la parola a tutti gli altri relatori che sapranno testimoniare i loro contributi e le loro collaborazioni, mi preme dire come questa offerta anche della multidisciplinarità, cioè in realtà abbiamo un programma che ruota intorno alla grandezza di Dante, che tutti noi conosciamo come poeta, come elemento diciamo della cultura letteraria, ma in realtà le testimonianze vanno quindi non solo dalle letture dei suoi testi, ma il teatro, la musica, le mostre. Avremo per esempio a Wigil questa mostra di fumetti molto importante. Questo che vuol dire? Che uno stimolo di questo tempo anche trova nella multidisciplinarità e anche in quella che io amo definire la contaminazione culturale un'occasione straordinaria, cioè quindi forme anche molto diverse di espressione culturale e che intorno alla grandezza di Dante possono avere espressioni molto diverse tra loro. Ecco, questo credo sia pure molto importante, perché significa ovviamente un'attenzione alle nostre radici, al nostro passato, ma anche la forza anche di
rivisitazione e anche di contemporaneità che l'offerta culturale del nostro territorio deve avere. E questo credo che è lo sforzo a cui stiamo lavorando, e le proposte che arrivano, i risultati dimostrano, a mio avviso, che siamo sulla strada giusta. Grazie. Ringrazio moltissimo Albino Ruberti e vorrei sottolineare un passaggio che lei ha fatto sulla vivacità che non si ferma, perché anche in questo periodo così difficile, soprattutto per lo spettacolo dal vivo, comunque la risposta dei territori è stata veramente molto ampia. Si tratta di 100 eventi che si arricchiscono di volta in volta, e questo mi sembra che sia un aspetto molto importante. Ora, prima di passare la parola alla nostra assessora, volevo però salutare il professore Enrico Malato, che è il vicepresidente della Casa di Dante, che doveva essere oggi qui con noi, ma insomma ieri ha fatto il vaccino anti-Covid e quindi si è preso un giorno di pausa, ma lo salutiamo perché comunque la presenza sul territorio di una Casa di Dante chiaramente ha un ruolo fondamentale. Ora invece la volta della nostra assessora Valentina Corrado al turismo, enti locali e sicurezza urbana, che ci parlerà proprio dell'importanza degli enti locali, no? E del ruolo che svolge il suo assessorato in un'iniziativa di questo genere. Sì, innanzitutto grazie, un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo e ai relatori che sono collegati con noi. Grazie anche ad Albino per questo, diciamo, per la condivisione di un evento così importante, anche perché è la prima occasione per presentarmi nel mio nuovo ruolo di assessore al turismo, enti locali, sicurezza, semplificazione amministrativa, e sono molto onorata di poterlo fare in questo contesto, a Rivedere le Stelle, dedicato a Dante, che ha avuto una funzione importante e centrale, come è stato ricordato, per la coscienza politica, culturale e linguistica degli italiani, nonché per la coscienza morale individuale di chi lo ha letto e di chi lo continua a leggere. Sono legata, sono un po' emozionata, anche perché non vi nascondo che sono legata al Sommo Poeta anche per ragioni personali di studio. Quando ho letto il programma e mi avete condiviso l'invito, è ritornata alla mia mente la mia prova di maturità quando scelsi l'analisi del testo del 17° canto del Paradiso della Divina Commedia. Ecco, al di là dei riferimenti, insomma, personali e emozionali che ho voluto condividere, passando al mio ruolo di assessore, mi gratifica che queste deleghe che mi sono state assegnate dal presidente Zingaretti mi avvicineranno ancora di più ai territori, ai luoghi della nostra regione, che intendiamo valorizzare come regione attraverso la delega del turismo, ma anche la delega ai comuni, con i quali vogliamo dialogare e continuare un'interlocuzione costruttiva. E mi sento di dire che la vicinanza agli enti locali verrà alimentata costantemente, e vorrei che gli amministratori locali non si sentissero da soli nel lavoro quotidiano. L'amministrazione regionale c'è e possiamo condividere insieme idee e progetti anche in questo momento di difficoltà. Conosciamo benissimo anche come amministrazione regionale la difficoltà di far quadrare i conti, di rispettare gli equilibri di bilancio, che sono le stesse difficoltà che hanno i comuni. E proprio per questo sono contenta anche che proprio in queste ore, questa mattina, vede la luce con la pubblicazione sul BURL un avviso pubblico che come direzione del turismo, con l'Agenzia del Turismo, e anche grazie all'ex assessore pugliese, che ringrazio, oggi vede la luce di un avviso pubblico che è un sostegno proprio ai territori regionali per valorizzare le eccellenze presenti nei segmenti più importanti turistici della regione, quello culturale, artistico, archeologico, storico, naturalistico, religioso, enogastronomico, sportivo. Si tratta di contributi per 1 milione di euro che sostengono attività e iniziative volte alla promozione dei territori in chiave turistica. E anche, sono sicura che anche gli itinerari di Dante, le iniziative che sono raccontate in questo programma, che come è stato detto verrà ulteriormente arricchito, saranno sicuramente un'occasione in più per far conoscere la nostra regione e sostenere un comparto come quello del turismo, fortemente colpito dalla pandemia. E quindi riuscimmo a Rivedere le Stelle, l'ultimo noto endecasillabo, no? Col quale si chiude l'inferno, il primo dei tre regni nel quale il Sommo Poeta immagina di compiere questo viaggio salvifico in nome di tutta l'umanità. Un viaggio verso la luce, non a caso tutte e tre le cantiche terminano con la parola stelle. E mi piace pensare che proprio da Dante ci arrivi un messaggio universale di speranza in questa pandemia. Alla fine di questo duro percorso e di questi momenti difficili arriverà
il momento in cui rivedremo le stelle e la luce, e insieme come Regione stiamo lavorando affinché questo arrivo, questo momento, questa luce arrivi il prima possibile. Grazie. Grazie molte, Assessora Corrado. Grazie anche per averci ricordato come Dante sia la nostra coscienza collettiva. Tutti noi abbiamo un ricordo, nel bene o nel male, va detto, legato alla figura di Dante. E poi anche per averci dato notizia riguardo al bando da 1 milione di euro che insomma sta uscendo in questi momenti, è già stato pubblicato, che si va ad unire anche a quello che diceva appunto il nostro capo di gabinetto riguardo agli altri bandi che saranno presto disponibili per tutti gli operatori culturali. Adesso passiamo invece ai nostri relatori che ci seguono in remoto e iniziamo con Marco De Carolis, assessore alla cultura del comune di Viterbo, e proprio il 25 a Viterbo si svolgeranno eventi sia a San Martino al Cimino che a Viterbo città. In particolare il 25 c'è uno spettacolo organizzato dalla TCL al rinato Teatro dell'Unione. Prego, Assessore, a lei la parola. Lo sentiamo? Mi sentite bene? Sì, prego. Allora, scusi, la fermo un attimo perché si sente malissimo. Io non so se... non dipende da noi. Bene, proviamo. Allora, basta un po' il volume del tutto, vediamo. Allora, innanzitutto volevo ringraziare la Regione Lazio, l'assessore Lombardi e Corrado, il dottor Ruberti, i colleghi sindici, assessori presenti a questa iniziativa. Saluto il professor Malato, anche se non è presente oggi. Mi dispiace, spero che con il vaccino possiamo riuscire a uscire da questo brutto momento che stiamo vivendo. Viterbo, come sapete, è una città legata a Dante. Quest'anno, come avete già detto, ricorrono i 700 anni della morte, ma noi all'interno della nostra città abbiamo un altro centenario molto importante, che è quello del conclave, i 750 anni del primo conclave. Il programma che abbiamo immaginato tiene insieme le due iniziative, le due proposte, e proprio sulla prima, quella di Dante, abbiamo messo il programma insieme alla collaborazione con ATCL, che ormai da anni cura la nostra programmazione all'interno del Teatro dell'Unione, uno spettacolo dedicato a Dante e soprattutto all'inferno. Si chiama Inferno del Novecento. Questo spettacolo che noi andremo a fare il 25, proprio il giorno del Dante D, sarà a cura di Federico Diezzi e Sandro Lombardi e Davide Lomino. È una riflessione sulla contemporaneità attraverso la lente della prima cantica di Dante, quindi una lettura rivisitata ai giorni del Novecento. Oltre a questi appuntamenti che andiamo a fare al teatro, io anche con la delega al turismo ho già organizzato degli altri appuntamenti, dei cammini che vengono fatti all'interno del nostro splendido capoluogo, perché se andate a vedere sulla Divina Commedia, Viterbo viene citata più volte, sia per quanto riguarda le terme, quindi il famoso Bullicame, ma anche per quanto riguarda l'uccisione di Enrico di Cornovaglia, che venne ucciso il 13 marzo del 1271. Quindi già abbiamo fatto degli appuntamenti turistici, delle camminate che vanno a ricordare Dante. Poi purtroppo con la zona rossa ci siamo dovuti fermare, perché sennò avremmo proseguito su questa linea. È importante valorizzare Dante, perché è una delle persone più importanti dal punto di vista culturale che la nostra amata Italia conosce, anche a livello nazionale, europeo e mondiale. Quindi va bene continuare su questo, grazie anche al supporto della Regione, che sta facendo molto. Come assessorato già ho coordinato un tavolo istituzionale dove ha partecipato anche la Regione per tutti gli eventi di Dante che andranno ad onorare il nostro territorio in questi mesi, fino ad arrivare al 14 settembre. Quindi continuiamo così, grazie per l'invito, vi porto saluti anche del sindaco Giovanni Maria Arena, che purtroppo non è potuto essere presente quest'oggi, ma continuiamo a lavorare per portare avanti la cultura anche in questo momento difficile. Grazie.
Grazie Assessore De Carolis per averci raccontato degli eventi che si svolgeranno nel territorio della città di Viterbo e anche per averci ricordato che la Tuscia è protagonista dell'opera di Dante in diversi punti. Adesso vorrei passare la parola all'assessore alla cultura del comune di Borbona in provincia di Rieti, Domenico Corgentile. Assessore, lei ha un nome da Stil Novo. È perfetto per questa occasione. Adesso, a parte la battuta, le cedo la parola. Prego. Buongiorno, intanto ringrazio tutti. Sto qui in sostituzione del sindaco che si scusa, però per problemi di lavoro non è potuto essere presente, perché i sindaci dei piccoli comuni purtroppo per vivere debbono lavorare. Quindi mi sentite? Sì, pronto? La sentiamo bene. Sì. Ecco, quindi ha lasciato a me oneri e onori di sostituirla per quanto riguarda questa organizzazione, e ringrazio tutti gli organizzatori per questo nobile evento, perché parliamo di Dante Alighieri, il sommo, il massimo, il poeta per eccellenza, è quello che tutto il mondo ci invidia, quindi non sta a me parlare di Dante. Cercheremo di parlare di altro, perché più di me ci sono persone che ne hanno competenze diverse. Su Dante è stato detto e scritto di tutto, per cui non mi soffermerei su questo, solo esaltarne la grandezza, perché mi sembra la cosa più ovvia e scontata. Mi trovo in questa biblioteca di Borbona, dove è stata allestita una mostra bellissima, bellissima, con circa 80 libri donatici grazie al MIBAC e alla Regione Lazio, una mostra che purtroppo per il periodo che stiamo vivendo ci dovremmo attenere alle disposizioni anti-Covid, e quindi la mostra sarà visibile a partire dalla riapertura della biblioteca, anche se con ingressi controllati, e vediamo un po', oggi siamo in zona rossa e ci atterremo alle prossime disposizioni di PCM, e speriamo bene che la cosa si vada a risolvere nel miglior modo possibile. Comunque sia, la mostra resterà allestita fino al 30 settembre prossimo, per cui ci sarà modo di poterla ammirare. Che dire, in agosto dal 23 al 29 sono previste delle letture giornaliere sulle opere di Dante e da libri ispirati a lui e alla sua commedia. Diciamo anche che questa biblioteca, grazie alle nostre operatrici, da 10 anni ha promosso una maratona di lettura da mezzogiorno a mezzanotte, che soltanto nell'anno 2020 è stata interrotta per i motivi che purtroppo conosciamo. Speriamo che, per richiamare in qualche modo quella che è la tradizione, si è pensato di invitare i lettori a leggere i brani nell'orario di apertura della biblioteca per l'intera settimana di fine agosto, e quando ancora per molte persone qui nei nostri posti sono ancora in villeggiatura, quindi abbiamo prorogato un attimino il tempo proprio per dare modo a tutti di usufruire di questa bellissima iniziativa. Allora, per partecipare a questo ci si può prenotare anticipatamente e fissare l'orario di intervento, e poi si vedrà al momento, ripeto, con le prossime disposizioni sanitarie come gestirla. Vorrei soffermarmi su una cosa che secondo me è molto importante, perché un paese piccolo come Borbona, eccetera, noi sono 15 anni che organizziamo il cantabraccio. Non so se tutti voi sapete cos'è il cantabraccio. Il cantabraccio è l'improvvisazione poetica. I poeti improvvisatori che improvvisano nell'endecasillabo, che è poi la struttura della Divina Commedia. Ok, sono 8 versi, i primi 6 concatenati e gli ultimi 6 rima baciata, tutti in endecasillabo. Quindi noi vorremmo organizzare in questo contesto con i nostri cantori proprio una giornata, vediamo come, organizzare proprio per la rivisitazione secondo la loro fantasia di quello che è stata la Divina Commedia, che poi è la fonte di ispirazione insieme agli altri classici come Tasso, come Ariosto, quello che ha dato l'ispirazione ai nostri poeti a braccio,
per esternare le loro improvvisazioni poetiche. Ripeto, vediamo i modi, i tempi in cui lo possiamo fare, e questo poi lo andremo a capire in futuro, speriamo prima possibile. Sì, speriamo che insomma questo periodo passi rapidamente in modo che tante attività possano riprendere in presenza. E, mi scusi se la interrompo, ma ci sono tanti interventi ancora. Ok, chiudo così, ringrazio tutti e diciamo, ecco, buon tutto. Grazie infinite, la ringrazio anche perché per aver dato dimostrazione di come i territori continuino a vivere anche delle tradizioni. Anche questa tradizione del caldo abbraccio è molto bella perché insomma riprende tutta una tradizione popolare che viene dal basso di trasmissione della cultura e della poesia locale. Quindi tutto questo legato anche al tema dantesco è sicuramente un tema di grande valore culturale. Adesso vorrei passare la parola al sindaco di Albano Laziale, in provincia di Roma, Massimiliano Borelli. Benvenuto, a lei la parola. Grazie per l'accoglienza. Ringrazio la Presidenza, il dottor Albino Ruberti e l'assessore Corrado e Lombardi per questo appuntamento che permette alle nostre comunità, alle nostre città, di mettere in evidenza le attività culturali che, malgrado ovviamente il periodo pandemico, non si sono fermate, e in particolar modo quelle già programmate da tempo, proprio sui 700 anni legati al Sommo Poeta. Ecco, l'assessore De Carolis in precedenza ha evidenziato quanto il messaggio della Divina Commedia, i numerosi messaggi della Divina Commedia, siano particolarmente contemporanei. E noi, attraverso il programma di eventi, i 14 appuntamenti che abbiamo messo in calendario, abbiamo teso proprio l'intenzione di mettere in evidenza la contemporaneità di alcuni messaggi lanciati nei canti della, chiamiamola, trilogia, nei giorni nostri. Ecco, i due professori, Aldo Norati e Carmelo Ucchino, oltre a declamare i vari passaggi della Divina Commedia, mettono in evidenza quelli che possono essere gli aspetti più emblematici di un'analisi del testo, di un messaggio particolarmente forte che già allora Dante volle lanciare. Se pensiamo soltanto all'incontro con Piccarda Donati del terzo canto del Paradiso, la violenza psichica sulle donne è quanto di più attuale possibile. Ci sono diversi passaggi che sono stati poi menzionati anche da poeti recenti, il canto 26esimo dell'Inferno, quello, ecco, il canto di Ulisse, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza, un canto che venne più volte letto da Primo Levi all'interno del campo di Auschwitz al suo amico fraterno Jean-Samuel Piccolo, che poi riuscì insieme a Primo Levi ad uscire dall'inferno del campo di Auschwitz. Il profondo significato che altri canti vennero evidenziati, per esempio anche gli attacchi politici, non solo nei confronti del decadimento politico e morale della città di Firenze, ma anche attacchi politici nei confronti della Chiesa, dell'impero di allora, e quindi i canti dell'inferno dei golosi, piuttosto che del purgatorio, il sesto canto del purgatorio, sono emblematici e li abbiamo presi come punto di riferimento per un'analisi specifica del messaggio dantesco, riportandolo ai giorni nostri. Spesso, come qualcuno raccontava, Dante viene studiato a scuola e viene visto più che altro come un pesante fardello didattico. Crescendo poi ci si rende conto che i messaggi che vengono ovviamente che sono insiti in questi passi sono molto più profondi della semplice didattica e della semplice
lettura che si può portare avanti a scuola. E questo aspetto noi lo abbiamo cercato di sviluppare già da 15 anni. Sono 15 anni che Dante è al centro della nostra programmazione culturale e la città di Albano ha l'onore anche di avere tra i suoi concittadini l'ambasciatore italiano nel mondo della Società Mondiale Dante Alighieri, il professore Aldo Norati, che poi è uno dei relatori della nostra programmazione. E grazie a questa attività che svolgiamo da anni, il contatto con l'Associazione Dante Alighieri e con l'Accademia della Crusca ci sta portando ottimi frutti, soprattutto da un punto di vista proprio di produzioni culturali, che siamo lieti, ecco, di condividere con tutti voi oggi in questa conferenza, su questa piattaforma, e ci permette quindi di parlare ancora di più di quelle che sono le attività appunto culturali che la nostra città promuove. Oltretutto, proprio in questi giorni, e quindi sarà un altro spunto di approfondimento, sempre partendo da Dante, siamo venuti a conoscenza che una nostra connazionale, in quel di Toronto, in Canada, nel 1999 presentò una tesi proprio al Dipartimento di Studi Italiani su Dante, e in particolar modo sulla cinematografia dedicata a Dante Alighieri. È proprio recente questo nostro riferimento. Abbiamo saputo che nei primi anni del 1900 venne girata la trilogia, quindi l'Inferno, il Purgatorio e il Paradiso, tra Napoli, Roma, Milano, Velletri, provincia di Roma, e Albano. Sembrerebbe che la casa cinematografica, la Psiche Film di Albano Laziale, abbia prodotto proprio il Paradiso. Poi ci sono ancora delle diverse analisi se sia il Paradiso o l'Inferno, ma poco conta. Diciamo, l'essere stati sede di un percorso così importante, unico sembrerebbe, perché la cinematografia si è poco azzardata a toccare Dante, ma questa trilogia di cinema muto, che fu distribuita in tutto il mondo dal 1911 al 1925, è stata prodotta proprio nei nostri territori, e in particolar modo una parte delle tre opere di Dante, ovviamente qui ad Albano. Quindi grande onore questa desta in noi questa notizia, e magari potremmo partire proprio da questa da questo ulteriore spunto che venne preso come riferimento anche da Pasolini e da Fellini, questa produzione cinematografica. Potrebbe essere un ulteriore spunto per portare avanti iniziative culturali anche sulla cinematografia e sulle ricadute che il sommo poeta, a così tanto tempo, a distanza di tempo, ovviamente ha avuto nei nostri giorni. Quindi grazie ancora per questa opportunità che ci dà appunto modo di parlare delle attività culturali che vengono promosse sui nostri territori, ma che hanno anche un pizzico di ambizione, quelle, grazie a questi mezzi oggi che ce lo permettono, virtuali, di condividere con un pubblico molto più ampio che non quello in presenza dei prodotti culturali e delle proposte culturali che sono di alto livello e possono essere effettivamente un punto di riferimento anche come richiamo turistico dei nostri territori. Grazie Massimiliano Borelli, sindaco di Albano Laziale, anche per aver sottolineato l'importanza e della contemporaneità dell'opera di Dante, che insomma quest'anno dantesco ad Albano Laziale abbiamo visto che sarà molto ricco. Adesso passo, prima di passare la parola al prossimo relatore, io vorrei invitarvi a stare un po' attenti ai tempi, perché mancano ancora degli interventi e non abbiamo un tempo infinito. Quindi adesso passerei la parola al sindaco di Veroli, in provincia di Frosinone, Simone Cretaro. Prego, sindaco. Sì, buongiorno a tutti, grazie, un saluto particolare ai relatori, ai due nuovi assessori, all'assessora
Corrado e all'assessora Lombardi, alle quali auguro un buon lavoro per l'importante carica e per l'importante ruolo che si apprestano a svolgere. Approfitto di questa occasione ovviamente per invitarle nella nostra città di Veroli a conoscere la nostra realtà e la ciociaria tutta, ma insomma credo che non mancheranno occasioni. Un saluto particolare lo rivolgo poi al dottor Ruberti, che conosce bene la nostra città e che ci sostiene sempre nelle tante iniziative che facciamo. Anche la nostra città di Veroli ha voluto omaggiare nel migliore dei modi questa importante ricorrenza che ci unisce, diciamo così, in ricordo di un personaggio che, come già è stato ampiamente ricordato, ha fatto tanto per diversi settori e diversi aspetti che riguardano appunto la cultura della nostra Italia. E da Veroli, diciamo così, parte un messaggio particolare: noi abbiamo una raffigurazione, un ritratto del poeta all'interno della nostra sala consiliare, proprio perché la nostra città è stata considerata da sempre un po' la piccola Firenze della ciociaria. E in questa occasione abbiamo cercato di mettere insieme, lavorando con le realtà territoriali, come nostra consuetudine, delle iniziative che potessero, diciamo così, rendere onore a questa importante ricorrenza, con le difficoltà di cui abbiamo già parlato e con l'impegno di andare a programmare nel corso dell'anno ulteriori attività, tenendo conto poi di quelle che saranno le possibilità legate ovviamente alla pandemia. E questa sinergia importante, vi dicevo, noi in questa occasione l'abbiamo messa in campo con il nostro Museo Civico Archeologico i Luoghi del Tempo, grazie alla direttrice scientifica del museo Francesca Della Porta e alla dottoressa Brunilde Mazzoleni, responsabile del servizio didattico museale, e con il nostro teatro comunale, con i due responsabili, Enrico Quadrozzi e Fabrizio Bellacosa. E l'idea è quella di aver voluto realizzare un video che è collocato all'interno del Museo Civico Archeologico, che si trova proprio nel Palazzo Comunale e in un luogo particolarmente suggestivo, che è l'ambiente ipogeo, quindi con la possibilità di andare a creare questo collegamento con la natural burella e ripercorrere questo percorso ideale di attraversare questa galleria, questo sotterraneo, questo percorso, diciamo così, oscuro, ripercorrendo appunto quello che è idealmente l'ultimo tratto di viaggio compiuto da Dante nell'inferno, appunto accompagnato da Virgilio per tornare a rivedere le stelle. Quindi sostanzialmente un messaggio di speranza collocato all'interno di una struttura particolarmente bella e suggestiva della nostra città di Veroli, realizzando questo video che andremo poi a presentare il 25 di marzo. E durante il camminamento c'è la voce del regista e attore Ivano Capocciama, che appunto reciterà le terzine conclusive del canto 30, del 34esimo canto appunto dell'Inferno di Dante. Quindi ripercorrere questo tratto finale, con la lettura di queste terzine, in maniera tale da lanciare questo messaggio di speranza che si presta bene ovviamente per andare a rilanciare un po' quello che tutti speriamo e ci auguriamo, di lavorare insieme e di tornare a fare quelle cose che facevamo quotidianamente e che oggi purtroppo a causa di questo virus non riusciamo a fare. Ringrazio la Regione Lazio, ringrazio i miei assessori, chi li ha preceduti, la struttura che come al solito coinvolge le nostre realtà locali, le coinvolge non solo stimolandole in queste iniziative, ma anche supportandole. È importante proprio perché, come diceva l'assessore Corrado all'inizio, spesso, diciamo così, gli enti locali, sindaci e amministrazione locale si trovano soli a gestire tante problematiche. A essere inseriti in un circuito di questo tipo credo che faccia bene a tutti per ritrovare quello spirito di squadra che dovrà essere fondamentale per superare veramente queste difficoltà che stiamo vivendo. Grazie a tutti per l'opportunità che ci avete dato.
Grazie al sindaco di Veroli, Simone Cretaro, anche per aver sottolineato l'importanza della concertazione e della collaborazione, cosa che avviene anche sul territorio, perché appunto proprio il 25 marzo si inizia con questo video che è in collaborazione tra il teatro comunale, il comune e il museo civico. Quindi insomma queste buone pratiche che si trasferiscono anche nei territori. A far parte di questo grande circuito di eventi che avremo nel 2021 ci sono anche i parchi del Lazio, dove ci saranno tante occasioni per ripercorrere il poema dantesco. In particolare oggi abbiamo Carmela Cassetta, presidentessa del Parco Riviera d'Ulisse, che si trova in provincia di Latina, che ci parlerà di quello che succede sul suo territorio. Buongiorno, prego, le passo la parola. Allora, buongiorno a tutti. Intanto grazie per l'opportunità alla Regione Lazio, benvenute all'assessore Lombardi e all'assessore Corrado, gli auguro buon lavoro. E io rappresento il Parco Riviera d'Ulisse, ma anche le aree protette che sono state coinvolte in questo progetto su Dante. All'interno del Parco Riviera d'Ulisse noi siamo legati sentimentalmente a Dante, soprattutto per il canto numero 26 dell'Inferno, dove nella Divina Commedia Dante nomina Ulisse, che si trova proprio nella città di Gaeta. Noi stiamo organizzando tre eventi. Il primo si terrà a maggio, dove vedrà coinvolta i ragazzi dell'Istituto Amante di Fondi. Con la street art faremo un murales all'interno del CRAS del Parco Riviera d'Ulisse. Poi a settembre ci sarà un flash mob culturale dove dei ragazzi contemporaneamente nelle aree del parco leggeranno contemporaneamente il canto numero 26 dell'Inferno, e poi a fine settembre ci sarà Cantare Dante con uno spettacolo realizzato dalla Polifonia Aurunca con la partecipazione straordinaria di Ambrogio Sparagna, che andrà all'interno delle scuole a cantare Dante. Grazie ancora, spero di non aver rubato troppo tempo e di essere rientrata nei tempi. Grazie ancora e buon lavoro a tutti. Ma certamente, dottoressa Cassetta, è stata precisissima. Grazie mille. E è molto bella l'iniziativa che viene grazie agli eventi organizzati dal parco, che coinvolgono anche i ragazzi delle scuole. Quindi, come veniva detto prima, magari a scuola Dante viene considerato un po' un fardello dell'apprendimento, invece in questo caso, oltre a scoprire la bellissima poesia di Dante, viene unita alla street art, quindi quanto di più contemporaneo ci possa essere. E, oltre al Parco della Riviera d'Ulisse, anche gli altri parchi del Lazio sono coinvolti nell'iniziativa, e a questo proposito, ma anche per affidarle le conclusioni di questa conferenza, invito a parlare l'assessora Roberta Lombardi, che tra le tante deleghe ha la transizione ecologica, l'ambiente, le risorse naturali e gli investimenti verdi. Prego, assessora, a lei la parola. Grazie per la presentazione, grazie per i saluti che ci sono stati, gli auguri di buon lavoro che ci sono stati rivolti anche dai rappresentanti delle istituzioni e degli enti che sono presenti a questa conferenza stampa, e grazie a chi ci sta seguendo sui nostri canali social. E io ringrazio veramente, tra l'altro, per l'invito a questa prestigiosa iniziativa della Regione Lazio per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. È un'iniziativa prestigiosa non solo ovviamente per l'indiscutibile valore del sommo poeta per la sua opera, ma anche perché ha un messaggio fortemente evocativo già nel titolo di questo ciclo di eventi, che è Rivedere le stelle, che in questo difficilissimo momento storico può essere di grande ispirazione per tutti noi. In particolare per noi che operiamo nelle istituzioni può rappresentare, secondo me, un invito ad essere animati nel perseguimento di un bene più alto, quale ad esempio la tutela della salute pubblica o dell'ambiente, che è la nostra casa comune. I tempi attuali infatti ci stanno dimostrando che è necessario cambiare il paradigma del nostro sistema economico, nel nostro sistema paese, ma anche di cambiare il nostro modo di pensare, per poter proprio mettere in campo tutti quei comportamenti necessari a preservare il bene comune ambiente. Lo abbiamo visto con la tutela della salute pubblica quest'ultimo anno nell'ambito della pandemia del Covid, dove un gesto può avere effetti concreti solo se fa parte di una totalità di gesti.
Lo stesso vale per il rispetto dell'ambiente, la legalità, il consumo critico, solo tutti insieme questi aspetti, attraverso tutti questi aspetti insieme possiamo provare ad incidere in fenomeni di portata globale come una pandemia, come una crisi climatica, ambientale, che attanaglia il nostro paese, i nostri ecosistemi, con conseguenze, abbiamo visto, spesso drammatiche per tutti gli esseri che vi abitano, esseri umani inclusi. C'è quindi sicuramente bisogno di un cambiamento culturale generale, e questo è più semplice sicuramente se si innescano anche attraverso iniziative come il Dante Dì e tutto questo periodo di celebrazioni legate a Dante Alighieri, se si educano le persone alla bellezza dei luoghi, alla bellezza anche dei stimoli che ricevono, e quindi alla bellezza del nostro incredibile, splendido patrimonio naturale, naturalistico e paesaggistico, del nostro patrimonio immateriale come appunto la poesia, l'arte, la musica e anche la riscoperta delle nostre tradizioni locali. E a proposito di educare alla bellezza, da assessore alla transizione ecologica trovo ovviamente che sia di fondamentale importanza il fatto che buona parte degli eventi che oggi presentiamo si svolga, ovviamente compatibilmente con le norme di sicurezza anti-Covid, nei parchi e nei monumenti naturali del Lazio. Io ho qui una panoramica degli eventi delle prossime settimane. Il 25 iniziamo anche noi il viaggio nelle nostre aree naturali protette del Lazio, toccando alcuni tra i temi danteschi. Si inizia quindi il ricco programma di eventi nel Parco Naturale di Veio. Viaggeremo sui passi di Dante, un percorso virtuale per ora sulla piattaforma Zoom, alla scoperta delle tappe del poeta nel suo viaggio da Roma e nel Lazio, a Roma e nel Lazio. Poi, insieme ai colleghi dell'ente parco della Riviera di Ulisse, che ci ha già illustrato la rappresentante, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Amante di Fondi, inizierà la realizzazione di un grande murales sulle pareti esterne dell'hub di Scauri a tema dantesco, prendendo spunto appunto, come ci dicevano, dal 26esimo canto dell'Inferno e dall'incontro con Ulisse. Nei mesi estivi speriamo anche di potervi portare tutti sulle nostre montagne, quindi nel Parco dei Monti Simbruini, nella riserva Navegna e Cervia con alcuni eventi live e nella riserva di Duchessa dove approfondiremo il canto terzo, l'antinferno e l'incontro con gli ignavi. Poi passeremo al Purgatorio nel Parco dei Castelli Romani, dove speriamo presto si possa svolgere anche una visita guidata al museo di Rocca Priora che ospita la mostra permanente dello scultore Mario Benedetto Robazza, sempre nel parco dei Castelli Romani, in alcune delle ville splendide, le ville tuscolane, coinvolte tra l'altro in un altro progetto regionale, si terranno alcune letture in un panorama unico e incredibile che davvero invito tutti a visitare. E quindi uscimmo a rivedere le stelle al Parco Naturale dell'Appia Antica. Mai come in questo momento storico, uno dei versi più celebrati dalla Divina Commedia, che sembra, come dicevamo prima, essere di buon auspicio per tutti noi dopo questo periodo difficilissimo. Anche qui, riprendendo un tema caro al Parco dell'Appia Antica, organizzeremo appena possibile delle serate di osservazione astronomica in cui parlare di universo, dalla cosmologia dantesca ai dati recenti, un viaggio di 7 secoli per assaporare il fascino di ciò che muove il sole e le alte stelle. E poi ancora, Parco Naturale dei Monti Lucretini, attraverso immagini, letture e commenti, e poi Parco dei Monti Aurunci, riserva di Posta Fibreno, riserva di Marturanum e quella di Monte Rufeno al Monumento Naturale del Bosco di San Martino e la riserva naturale di Nazzano Teule Farfa. Per chiudere, non possiamo non far menzione delle iniziative della riserva Selva del Lamone, nella quale molti rivedono la famosa Selva Oscura. E in ultimo, ma non ultimo, il progetto GENS, il progetto di sistema sull'educazione ambientale che stiamo pensando di regalare alle scuole che hanno aderito quest'anno per alcune iniziative legate sempre a Dante Alighieri. Vorrei chiudere con una riflessione: che si tratti del Parco regionale dell'Appia Antica, del Parco di Veio, di una riserva, di un monumento, chi parteciperà a questa iniziativa, soprattutto se adeguatamente accompagnato dagli addetti ai lavori, potrà fare un'esperienza inestimabile nel nostro capitale naturale, rappresentato dall'immenso patrimonio di biodiversità e servizi ecosistemici che le nostre aree verdi ci donano. Contattare questo patrimonio per i partecipanti di Dante Dì è quindi un'opportunità per comprendere che l'ambiente non è una risorsa da sfruttare e depredare sistematicamente,
ma è una risorsa da preservare per la nostra stessa esistenza, oltre che un bene collettivo da apprezzare e ammirare. Io penso che siano tempi maturi per maturare una nuova coscienza. Credo che dopo questo anno di lockdown abbiamo imparato a apprezzare ancora di più come dono inestimabile la possibilità che forse un tempo davamo veramente per scontata, di fare una passeggiata all'aperto, di godere di un'attività ricreativa, a maggior ragione se poi queste due attività possono andare insieme come in un'iniziativa come il Dante di. Quindi vi invitiamo veramente, io vi invito come assessorato con tutti i direttori degli enti parco, delle riserve, la rete Nuova Natura, tutti, vi invitiamo alla fruizione sostenibile delle nostre aree verdi, anche per promuovere quel turismo di prossimità che in un periodo in cui siamo spesso limitati negli spostamenti può essere un'opportunità per tutti noi di conoscenza, di godimento della bellezza della nostra regione e anche un sostegno per le nostre economie locali. Buon Dante di a tutti. Grazie molto all'assessora Lombardi, che ringrazio anche per, oltre ad averci elencato gli eventi che si svolgeranno nei parchi del Lazio, anche per le interessanti suggestioni. Mai come adesso in effetti la transizione, il digitale, la trasformazione digitale e l'ambiente vanno di pari passo. La tecnologia e la bellezza, insomma, diventano uno strumento molto importante, come diceva appunto, per il turismo di prossimità, che effettivamente diventa un fattore molto importante per i cittadini del Lazio come degli altri luoghi d'Italia ovviamente. Io ora credo che sia in visione il sito che vi invito a guardare, il sito appunto che è www.regione.lazio.it/rl/dante, dove sono elencati tutti gli eventi che vi ricordo essere sempre in aggiornamento, e la cosa interessante è anche che c'è una piccola mappa per ogni evento dove sarà possibile, insomma, localizzare esattamente il luogo in cui si svolge. Io ringrazio tutti per aver partecipato alla conferenza, un saluto e un ringraziamento anche a tutti gli amministratori che ci hanno seguito e ci hanno dedicato il loro tempo, che ci seguono online, e a tutti quanti hanno seguito la diretta Facebook. Quindi a tutti ricordo di riguardare con attenzione il programma di Rivedere le Stelle, grazie e buona giornata a tutti.